Negli ultimi anni molte cose sono cambiate. L'Italia è arrivata in un momento storico in cui il ruolo della donna rappresenta sicuramente un'opportunità. Un'opportunità sia come consumatrice e un'opportunità anche come lavoratrice all'interno delle banche e delle aziende. Opportunità come consumatrice. Nel 2010 Boston Consulting Group ha pubblicato una ricerca dal titolo Le donne vogliono di più, in cui abbiamo analizzato la capacità di spesa della donna all'interno della famiglia. E un dato molto interessante che ne emerge è che la donna controlla oggi in Italia il 62% della spesa di consumo delle famiglie. Non stiamo parlando soltanto di spesa per consumi giornalieri, come può essere per l'acquisto di cibo o i beni di largo consumo, ma stiamo parlando anche di decisioni molto importanti che storicamente erano appannaggio dell'universo maschile. Stiamo parlando ad esempio di decisioni che riguardano scelte finanziarie o acquisto di prodotti assicurativi o ad esempio l'acquisto dell'automobile per la famiglia. Le aziende cominciano a rendersi conto, ma dovranno farlo sempre di più, che la donna come consumatrice rappresenta un'opportunità. Quindi sarà importante per le aziende andare ad ascoltare in profondità quali sono i bisogni della donna consumatrice, quali sono le sue attuali insoddisfazioni e poter rispondere con un'offerta mirata o una modalità di vendita mirata a quelle che sono le insoddisfazioni. Per fare questo sarà necessario avere sempre di più al proprio interno anche una presenza femminile per avere maggiore capacità di ascolto e di relazionarsi con il consumatore che appunto è donna. Da questo consegue quindi un'opportunità molto importante anche per quanto riguarda la donna come lavoratrice. Sicuramente con l'approvazione della legge sulle quote rosa molto è stato fatto, però siamo soltanto all'inizio di un lungo percorso, perché molto è stato fatto all'interno dei consigli di amministrazione, dove forse l'Italia si posiziona come una best practice, ma molto rimane da fare per valorizzare il ruolo della donna all'interno dell'azienda, sia per migliorare, aumentare la presenza femminile sul totale della forza lavoro, ma soprattutto per migliorare la presenza della donna nelle posizioni apicali. Si tratta di un cambiamento culturale che non si può ottenere dall'oggi al domani, non esiste la bacchetta magica per questo, ma si tratta di un lavoro lungo e paziente. Deve essere un lavoro sistematico che dovrà essere fatto su tutti i processi che riguardano lo sviluppo delle risorse umane, dal recruiting, quindi andare ad identificare quali sono i bacini di risorse femminili di talento, sia nei percorsi di carriera, quindi valorizzando il merito, dando alle donne reali opportunità di crescita e cercando di trattenere i migliori talenti attraverso delle politiche di flessibilità del lavoro o di aiuti nella gestione del work-life balance. Concludo con alcune regole per avere successo nella gestione della diversity e in particolare della diversity al femminile. Sono regole che vengono dalla nostra esperienza sul campo per aver aiutato banche e aziende a portare avanti queste tematiche di grande importanza. La prima cosa è sicuramente la diversity non deve essere fine a se stessa, ma deve essere chiaro a tutti qual è l'obiettivo finale per cui lo si fa. È importante darsi degli obiettivi che siano chiari a tutti, che siano raggiungibili e soprattutto è importante misurare il raggiungimento di questi obiettivi. Diversity significa non introdurre delle misure discriminatorie per alcune minoranze e l'ultima cosa, ma molto importante, deve essere un elemento diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione. Non può essere qualcosa di cui parla soltanto l'amministratore delegato o la funzione risorse umane, ma tutti nell'organizzazione devono crederci.